Questo pomeriggio siamo stati a Scorzè e adesso siamo a Noale. Seguiteci in rete. Se iniziassi a raccontare un po' più di continente loro, i nostri scontrini valgono per i primi... ad oggi 7 milioni di euro. Ecco, ad oggi valgono 7 milioni di euro, quindi scusate se mi hanno dato gli scontrini, ma... iniziassi a raccontare anche loro, così potremmo versare, sul quale versare i nostri soldi. Adesso c'è un fondo di garanzia per finanziamenti per il titolo di Intesa Italia, al quale si può chiedere, e ci sarà presente un vale becum chiaro per tutti quelli che hanno una piccola impresa, una piccola impresa, potranno andare dalla loro banca e chiedere di accedere a questo fondo di garanzia. Siamo stati buttati fuori senza tanti complimenti e trattati severamente, quando invece poi lì dentro non è neanche un problema se qualcuno è indagato per cose del peggiori, per cose penali, e per cose che hanno dei risvolti ai danni di tutta la collettività. Quindi hanno usato due metri e due misure, come al solito. Siamo in questo paese e lo facciamo tutti i giorni. Io volevo raccontare che stasera almeno magari qua alle 8:15, ma non siamo andati a cena, ci siamo fatti la prima. Perché ci manca il fatto di fare la riunione settimanale in Parlamento. Allora ci siamo seduti tutti in forma e abbiamo fatto la riunione. No, questo per dirvi cosa. Noi viviamo il momento dell'ITAF, che prima era l'ITAF del gruppo locale, lo viviamo ancora oggi, lo viviamo sempre in maniera costante, e io credo che sia una delle cose che non si deve perdere mai. Ed è l'unica cosa che ti permette di capire quello che hai davanti, che cosa vuole per il proprio paese, cosa pensa, quale sfumatura avere. Diamo una mano importante per gli europei. Mai come quest'anno le elezioni europee sono delle elezioni politiche, sono importanti per cambiare l'Italia e l'Europa e per poter costringerli a inviare nuove elezioni che speriamo, ma questa è la linea politica e il progetto che abbiamo definito, ci porteranno al governo della Repubblica. Grazie a tutti. E adesso Giorgio Fogna, vicepresidente della Commissione Bilancio, ci darà il suo voto. Conosciamo il valore di quelli strani, cui sediamo tutti i giorni, conosciamo il valore del ruolo della Presidente della Camera, del ruolo. Conosciamo il valore, abbiamo il valore del ruolo della Presidente, del Presidente del Senato. Io amo, vi prego di non ridere, di credermi, il ruolo, la sedia, la posizione, cosa rappresenta il Presidente della Repubblica. Però il problema fondamentale è che, come abbiamo già spiegato anche i miei colleghi, quando mi rendo conto che quelle sedie, quegli scranni, quelle poltrone sono occupate da persone che non sono minimamente degne di rappresentare il nostro paese, nessuno è pensionato, anzi saranno molti